pomeriggio e bentrovati su Lazio Style, canale 233 di Sky. Si gioca Lazio Salernitana al Ferzini. Un saluto da Luca Stoduto. Roberto De Cosmi, buongiorno. Tutto pronto, cintura allacciata, semaforo verde, si va. Ha giocato una prima parte di campionato proprio con i biancocelesti. Pallone profondo, allontana Coppe Pomagro, ma non è finita. Azione a Spite all'indietro verso la conclusione di Sacco. Deve mettere in angolo Magro. Recupero per la Lazio. Vediamo perché ha spazio Bertini. C'è anche Balde. Sale Bertini. A tu per tu col portiere. Palla proprio per Balde. Parata del portiere. Poi ancora la Lazio. E questa volta Balde non sbaglia. La Lazio sblocca il risultato. Sì, si sblocca Luca con Balde. Bellissima azione di Marco Bertini in transizione. E palla in area. Poi abili sulla seconda palla. Benissimo. Lazio vantaggio. Ci sono varchi. Allora si va in profondità. Stanare l'avversario. Stana Fernandes. Lascia scorrere, la tiene in campo, magia, a tunnel ancora di Sana Fernandes, entra in aria, calcia, Eurogol di Sana Fernandes che fa 2-0. Se l'è meritato, se l'è conquistato, ha concluso nel migliore dei modi, intelligente la Lazio a costruire dal basso, a cercare profondità, bellissimo gol, 2-0 Lazio. Al primo traguardo del match, Lazio avanti 2-0. Di testa Floriani, le parti però di Sacco, conclusione, radente. Di potenza, Magro però c'è, con lo sguardo Bedini proprio su Balde, Fernandes di testa, poi Bertini, alimenta l'azione, c'è Napolitano, il pallone per lui, tre quarti campo, le finte, pallone sul sinistro, altro gol, altra perla, questa volta di Napolitano. Questa è una perla perché Marco Bertini legge al meglio lo smarcamento di Napolitano, si allarga leggermente sull'out di destra e rientra sul sinistro, fa partire ovviamente un tiro calibrato. Eccolo, primo tempo in archivio e partita indirizzata 3-0. Questa diciottesima giornata del girone B, prende però qualche rischio la Lazio, occhio alla ripartenza. Pallone pericoloso, va via e qua occasione clamorosa per la Salernitana. Magro ha dovuto risolvere problemi. Intanto giocata ancora elegante di Sana Fernandes, fa tutto da solo. Balde, controllo, calcia, pallone però murato. Poi arriva Di Tommaso, deviazione 4-0, proprio alla fine Di Tommaso fa gol. Se lo merita questo ragazzo perché è un ragazzo che è disponibile ed utile. E lavora per la squadra. Si cerca un'altra accelerata sulla sinistra, Milani a campo, spazio, occhiata in mezzo, palla dentro per Rossi, non trova la porta. Finale al Ferzini, la Lazio risponde all'Ascoli, vince ancora 4-0 e si riprende con merito l'attico del campionato.